I miei commenti in genere hanno una cadenza di 7 giorni, come una rivista settimanale. Ci sono poi le eccezioni, come questa che ora vi leggo. L'inizio delle guerre è in genere preceduto da una o più provocazioni organizzate da una parte che ha interesse a giungere ad uno scontro. Senza dover andare tanto indietro nel tempo ricordando Danzica e Adolf Hitler, non c'è che da scegliere fra le tante provocazioni architettate dagli Stati Uniti, come la messa in scena del finto incidente nel Golfo del Tonkino, che consentì agli Stati Uniti di intervenire militarmente in Vietnam con la ridicola scusa che navi americane sarebbero state attaccate da torpediniere vietnamite. Vale a dire quasi pescherecci contro corazzate. In seguito poi l'esibizione della palmiettina dove si sarebbero trovate le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein e la cartina di antrace sventolata dai banchi dell'ONU dall'allora segretario di Stato Colin Powell, aggiunsero falsità a falsità. Appena una di queste menzogne che hanno generato montagne di morti ammazzati avrebbero dovuto squalificare per i prossimi 100 anni un grande paese come gli Stati Uniti, tenuto a dire sempre la verità. Questo discorso per giungere ad esaminare la meccanica dell'ultima provocazione, quella delle bombe e dei fusti contenenti gas velenoso. Intanto è bene precisare che se esse fossero state sganciate da un aereo, il gas avrebbe interessato un'area molto più vasta e i morti non sarebbero stati 72, ma molti, molti di più. Le bombe quindi sono sicuramente esplose a terra, secondo quanto hanno dichiarato anche i russi, all'interno di un deposito di armi convenzionali, distrutto dall'aviazione siriana nel tentativo legittimo di liberare il suo territorio dai terroristi. Sorge a questo punto una domanda: chi ha stoccato i fusti contenenti i prodotti chimici del gas? Memori delle tante falsità in passato, è legittimo il sospetto che sia un trappolone. Chi ha scelto un obiettivo militare destinato prima o poi ad essere bombardato e quindi al fine di attribuire al presidente della Siria ogni responsabilità. I delinquenti dell'informazione imperversano a tutte le ore sugli schermi delle televisioni pubbliche e private. Essi si stanno macchiando del delitto di distorcere la verità, preparando il terreno ad un conflitto dal quale essi stessi non potranno uscirne immuni. Essi non ci dicono neppure che a Mosul, in territorio iracheno, dove opera la coalizione guidata dagli Stati Uniti, giornalmente si fa strage di bambini.